Buonasera e benvenuti alla diretta video streaming per l'aggiornamento del virus corona, coronavirus, Covid-19. Anche oggi sull'intera costiera amalfitana e in tutta Italia ci sono stati controlli affinché la gente resti in casa ed esca solo in caso di necessità, in caso di lavoro e in caso di cose urgenti. In costiera amalfitana, come in tutte le zone, è passata la macchina ad avvisare la popolazione di stare in casa e numerosi controlli si sono fatti a Maiori, a Tramondi, a Vietri sul Mare, a Positano, ad Amalfi, dove gli uomini dei carabinieri stanno fermando un poco quasi tutti per vedere le certificazioni e per far capire alla gente che bisogna stare in casa se si vuole sconfiggere questo coronavirus. Andiamo come al solito agli aggiornamenti che ci provengono dalla regione Campania e che aggiornamento delle ore 18. Coronavirus, 200 positivi in Campania, bilancio aggiornato a 12 marzo. Lo comunica il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Sono 200 ad oggi le persone positive di coronavirus in Campania. Ad ufficializzare la notizia è il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. L'unità di crisi della protezione civile della Campania comunica che in mattinata sono stati esaminati 54 tamponi presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno. 20 di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Adesso andiamo a vedere gli altri aggiornamenti del giorno che ci provengono man mano dalla Regione Campania. Stamattina un'ulteriore misura di restrizione anche dal governatore della Campania. Nuova ordinanza di De Luca, limitazioni per i trasporti. Si è svolta questa mattina la riunione con tutte le aziende di trasporto pubblico della Campania, convocate a seguito delle direttive dell'ultima ordinanza del governo, cui poi è seguita quella della Regione. A conclusione dell'incontro dell'odierna è stato stabilito quanto segue: i servizi di trasporto pubblico locale terrestri ridotti al 50%, massima attenzione rispetto delle fasce pendolari e di collegamenti con le periferie. Ogni azienda rivedrà i propri programmi garantendo questa indicazione e fornendo la massima diffusione possibile per l'utente. Saranno comunque garantiti tutti i servizi che supportano il trasporto degli operatori sanitari. Per i servizi di trasporto pubblico locale marittimo dai porti sorgitori della terraferma di Pozzuoli, Napoli e Sorrento per le isole del Golfo si dispone la limitazione dei servizi a tre corse di andata e tre corse di ritorno per ogni direttrice, con diversificazione delle unità navali, unità veloci e navi, al fine di garantire la continuità territoriale per motivi sanitari, lavorativi e di approvvigionamenti di prima necessità. Quindi sono state confermate per i trasporti marittimo e terraferma solo di tre corse di andata e tre corse di ritorno tra Ischia, Procida e Capri. È possibile una modifica di tali quantificazioni solo ed esclusivamente alla presenza di necessità o istanze urgenti e non differibili. Il presidente De Luca ha garantito che per tutte le aziende e tutti i lavoratori non vi saranno ripercussioni gestionali e occupazionali con questa ordinanza. La Regione Campania sta restringendo ancora di più anche i servizi di trasporto. Adesso andiamo a vedere ancora
un'ulteriore ordinanza sempre della regione Campania dal presidente Vincenzo De Luca. Questa volta vi è la sospensione, la regione Campania sospende le scadenze in materia di edilizia residenziale pubblica ufficiale. Tenuto conto dell'eccezionale situazione venutasi a determinare nel paese con la sospensione delle attività e alla limitazione degli spostamenti dei cittadini, viste anche le numerose richieste pervenute in tal senso, l'assessorato al governo del territorio della Regione Campania, d'intesa con l'omonimia direzione, ha attivato le procedure per la sospensione delle scadenze relative ad alcune istanze in materia di sociale. In particolare sarà spostato al 27 aprile prossimo il termine per la presentazione delle istanze per i contributi degli affitti. Con tale slittamento sarà data inoltre possibilità a tutti gli aspiranti beneficiari di sanare gli errori materiali eventualmente commessi nella compilazione delle domande online inviate. Alla data del 12 marzo risultano pervenute complessivamente 23.439 istanze. A tal fine sono stati avviati contatti con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il tramite anche della Conferenza Stato-Regione per ottenere analogo slittamento per i termini assegnati alle regioni dallo stesso Ministero per la spesa delle risorse assegnate. Con delibera di giunta regionale da assumersi in una prossima seduta, si provvederà a modificare il regolamento ERP del 28 ottobre 2019 numero 11 per l'allungamento dei termini per la presentazione delle istanze di regolamentazione relative all'occupazione senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché per la presentazione del modello ISEE agli enti gestori del patrimonio pubblico. Questa era ancora l'ennesima ordinanza sempre della Regione Campania. E poi vista sempre il DPM del ministro Conte. Io resto a casa. Io resto a casa per tornare alla vita di sempre. E tutti dobbiamo fare questo sforzo. Ribadisco come ho ribadito ieri sera. Pensiamo che fosse estate, abbiamo preso le vacanze dal lavoro, le vacanze dal scuola, siamo a casa, leggiamoci un libro, dormiamo un'ora in più, ma non usciamo per il nostro bene, per la nostra salute. Ne usciremo più forti di prima se tutti resteranno a casa. Non facciamo le solite file sulle strade, perché oggigiorno ci sono state poche persone in giro, ma quelle poche persone è meglio che restino a casa per evitare che vi siano altri contagi, perché oggi in Campania i contagi sono stati un pocarello più alti, quindi cerchiamo di restare in casa. Tanti pensieri che si affollano nella mente di chi da un momento all'altro è costretto a rimanere chiuso in casa. Il primo è come farò, cosa farò? Un senso di oppressione, claustrofobia ti prende alla gioia, allo stomaco. Sei abituato a lavorare, uscire, incontrare gente. E ora, di fronte alla necessità di una revisione radicale del proprio stile di vita, ti devi fare capace. Il momento della rassegnazione razionale fa ancora a botte con l'incredulità, con le resistenze emotive all'accettazione. Ma stiamo in un incubo e fra poco ci sveglieremo. Troppo surreale per essere vero. Ma piano piano subentra uno stato d'animo e pervaso di un'unicità fondamentale, consapevolezza. Se non trovo una mia organizzazione quotidiana che dia un senso a questo tempo di clausura forzata, inevitabilmente impazzirò. Momento di grande carica, questo è l'entusiasmo. Automotivamente sistemerò finalmente casa, leggero, vedrò i film, farò allenamento. In questo caso, come ho detto prima, in maniera, senza leggere tutto l'articolo, in maniera, in parole povere, facciamo che sia una vacanza, sia arrivata l'estate, ripeto, è venuto agosto, stiamo tutti in vacanza, invece di rilassarci a mare, ci rilassiamo in casa. Lo so che il tempo è lungo, leggiamoci un libro, guardiamo qualcosa al computer, vediamoci un film, ci
Vediamoci più tardi la mattina, ma restiamo in casa per il bene della comunità, per il bene nostro innanzitutto e per il bene di tutti i cittadini. Se vogliamo che il coronavirus, smetta di andare avanti, il motto io resto in casa per tutti i cittadini e per i turisti e per tutte le persone. Un ringraziamento va ai medici che si stanno adoperando per tutto questo, al corpo infermiere, che stanno facendo lavori massacranti, con doppi turni, eccetera. Poniamo fine a questo virus. L'unica cura per la fine di questo virus siamo noi, col motto io resto in casa. Andiamo a leggere qualche altra cosa prima di concludere la diretta streaming. Come ribadivo, oggi in Costiera Amalfitana vi sono stati molti controlli, la gente è ancora sprovvista del modello per uscire, qualcuno è ancora scellerato, si fa ancora la passeggiata sul lungomare. A Cava dei Tirreni un gruppo di vecchietti è andato in escandescenza perché voleva stare per forza in strada, ma ribadiamo che gli ultra 65enni e le persone a rischio devono stare assolutamente in casa per il bene loro e per la comunità. E sono stati effettuati controlli a lungo raggio sia a Maioni, sia ad Amalfi e sia in tutte le zone della Costiera Amalfitana. Come ieri sera e come stasera le zone Amalfi, Ravello, Maioni sono vuote, sembrano paesaggi spettrali, ma è per il bene della comunità, per il bene nostro, per la nostra salute e per la salute degli altri. Non scherziamo sul coronavirus, perché scherzando ci possiamo trovare in un letto d'ospedale e gli ospedali sono saturi, non ci sono posti per curare. Quindi il motto è io restiamo in casa, io resto in casa. Per il bene della comunità, per il bene dei cittadini e per il bene nostro. E se noi ci vogliamo bene noi stessi, io resto in casa. Buona serata a tutti.